Loris Stafoggia, ex arbitro internazionale di calcio, è morto stamattina in un grave incidente stradale a Foligno lungo la strada Flaminia, statale 3 in direzione Foligno-Nocera, a bordo di una Fiat Punto, quando verso le 7.30 all'altezza di San Giovanni Profiamma un camion che stava marciando in senso opposto ha improvvisamente invaso la sua corsia, devastandola appunto in un impatto mortale che non ha lasciato scampo a Stafoggia. Coinvolta nell'incidente una terza macchina, una Volkswagen Polo, alla cui guida si trovava una ragazza BC, le sue iniziali, 27enne residente della zona. La giovane si stava immettendo nella Flaminia da via Carlo Alberto dalla chiesa quando ha assistito all'impatto frontale fra la punta ed il camion, che nella corsa l'hanno travolta facendola finire nel campo coltivato che fiancheggia la strada. La testimonianza della giovane, lievemente ferita e in grave stato di shock, sarà decisiva per determinare la reale dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando gli uomini della polizia stradale coordinati dal vicecomandante Doriano Guerrini. Il conducente del camion, straniero e senza documenti, ha riportato lievi ferite ed è stato condotto anch'egli al pronto soccorso. Ai primi soccorritori avrebbe detto di aver invaso la corsia opposta di marcia per schivare un ape piaggio che dalla sua destra si stava immettendo nella Flaminia, mezzo però irrintracciabile. Una decina di metri la lunghezza della frenata del camion che trasportava per conto di Sfera, azienda del gruppo Mar, prodotti alimentari. Il camion ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un fianco. Diritto l'esame dell'alcol test e poi l'interrogatorio nel quale si cercherà di capire il perché dell'improvvisa deviazione che è costata la vita a Stafoggia, personaggio di spicco del mondo arbitrale con 68 partite dirette in Serie A e una brillante carriera da arbitro internazionale. Stafoggia, dopo essere divenuto osservatore arbitrale, nel 2000 viene avvicendato e abbandona l'associazione arbitri. Successivamente collabora come dirigente per alcune società dilettantistiche umbre, tra cui il Città di Castello. Il discorso soprattutto nella crescita degli arbitri a livello regionale, no? E io me li vado anche a vedere, è quella di proporsi male nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e degli allenatori. Va bene. Va bene che ormai certi arbitri non li vedremo. Non ci sono più. Arbitri che espellono i giocatori, ecco. Poi li vanno a richiamare dentro gli spogliatoi, cose incredibili. Che gioca col Trestina che è il Bastia, prendi il Colle Pepe c'ha 14 punti, prendi la Tiberi c'ha altri 20. È vero, è tutto sbagliato, però l'abbiamo detto, poi diventa un bolotto. La società che non si fa, che non si fa, io di dei giocatori, certo, lì dove.